cui buttavano la... Ah, Fiorenza, eccolo qui. Pubblica corte. Qua l'ho visto di persona, quindi di persona ti posso assicurare che è una nevera originale. E il piano interrato arriva fino alla fuori. Ora, questo libro sul vicolo della neve era un dovere da fare, che il vicolo della neve è un'istituzione salernitana da un secolo e mezzo. C'è questo ristorante nel vicolo della neve. Il vicolo della neve prende il nome della neve, come poi ti dirà l'architetto Centola. Ma un ristorante che ha un secolo e mezzo di vita, poi soprattutto un ristorante uguale a se stesso dal primo giorno della fondazione al giorno in cui purtroppo ha chiuso nel 2021, è un caso più unico che raro nel mondo della ristorazione italiana e del Salerno. Questo libro con gli amici dell'Arco Catalano, che è questa associazione no profit di cultori della gastronomia ma anche della storia della città, si è deciso di fare questa pubblicazione, che è stata affidata all'architetto Centola e a me. E la collaborazione nasce da una decina d'anni, abbiamo fatto varie opere, ci troviamo bene a lavorare insieme. Io dico per ridere che siamo i Fruttero e Lucentini delle storie salernitane, perché abbiamo fatto un libro sulla gastronomia salernitano che è stato molto, molto apprezzato, Salerno in cucina ieri e oggi. Perché poi i salernitani conoscono il vicolo della neve perché c'è il ristorante. Però nessuno si è mai chiesto perché si chiama il vicolo della neve, non perché c'era solamente il ristorante. Il ristorante è arrivato negli ultimi anni. Infatti l'ultimo nevaiolo, ovvero venditore di neve, stava qualche locale un po' più sopra, vendeva la neve. La neve veniva conservata sotto negli interrati. Quindi quando qualcuno vorrei 50 kg che poi la neve era una neve ghiaccio, andavano sotto, prendevano la neve, la portavano sopra e si vendeva. Il commercio della neve a Salerno, come in tutti i paesi del mondo, in Italia in particolare, in Europa diciamo, è paragonabile al commercio del grano, al commercio del sale. Invece, finché non è stato inventato il frigorifero a cavallo del Novecento, la neve era fondamentale. Dovevano conservare il cibo, dovevano usare il freddo, non per fare il gelato, il sorbetto, che è una cosa che è venuta, diciamo, recentemente. Quindi il ghiaccio era fondamentale. Questi locali dove si conservava il ghiaccio, che è tutto in questa zona, non solamente nel vicolo della neve, ma nella antica corte. L'antica corte, come tutti i salernitani sanno o dovrebbero sapere, era la corte del principe Arechi II. Una cosa importante da dire sul libro, che questo libro è un libro di storia. Non a caso ha il patrocinio della Società Salernitana di Storia Patria, appunto. È praticamente un libro che finisce nel momento della chiusura del vicolo della neve, 2021, perché poi dopo varie trattative si è arrivata all'attuale gestione, alla riapertura, grazie a Fiorenzo Benvenuto e ai suoi soci. Però il libro si ferma, non vuole entrare nel futuro, questo è il compito dei nuovi gestori che si ispireranno probabilmente. Riprendere il vicolo della neve è un'emozione da salernitano e non ti nascondo che forse solo un salernitano poteva fare un investimento del genere in una realtà che diciamo aveva subito gli anni in un senso sicuramente positivo ma anche in un senso negativo, che il locale andava comunque attualizzato al di là delle norme sanitarie ma anche con un impianto di aria condizionata, quindi è stato fatto un investimento molto importante. Però non ci abbiamo pensato manco un secondo, semplicemente perché quando si passava su questo vicolo e si vedeva il ristorante che era il tuo orgoglio, abbiamo trovato un affetto, un po' un sentirsi voluti bene dalle persone, che ci ha dato una forza a fare il locale e ad andarci da sempre una forza ad andare avanti. Io devo ringraziare anche e soprattutto una persona che è Don Matteo, che ha gestito il locale per 60-70 anni, che è stata la prima persona che ho chiamato quando ho rilevato il locale. La cosa che più mi ha colpito, oltre alla sua grandissima umiltà, che l'ha reso grande questo posto, è la sua grande schiettezza.
Lui mi ha detto: Fiorenzo, fai le cose buone, falle di tradizione, ma non farle come l'ho fatte io, perché è impossibile fare le repliche di un passato, come diceva il dottore Ricciardi, che non potrà mai più ritornare. Allora il ricordo sì, ricordiamo, rispettiamo, ma andiamo avanti. Tra i clienti del Vicolo della Neve, come tutti i salernitani, c'erano anche persone note, anche dell'arte, dello spettacolo, dal Teatro Verdi, venivano spesso dopo le rappresentazioni cantanti, eccetera. E due persone in particolare sono state importanti per il Vicolo. Uno è il famoso Alfonso Gatto, il più grande poeta salernitano moderno, che ha scritto anche una bellissima poesia sul Vicolo della Neve, che molti conoscono. E l'altro era il pittore Clemente Tafuri, che era un habitué, che era molto amico sia di Ricuccio Fasano, il primo gestore, sia poi del gestore storico, che è stato Don Peppino Carlo. Erano amici per la pelle, per cui Tafuri veniva sempre a mangiare qui al Vicolo della Neve, anzi aveva un suo tavolo sempre fisso, e si arrabbiava se lo trovava occupato. Questo che vedete qui è l'unico quadro di Tafuri che è rimasto nel ristorante, ed è rimasto per una ragione molto semplice, perché era una pittura a olio dipinta direttamente sul muro. Se non che dopo un po' si è visto che questa pittura si stava deteriorando per la presenza del forno che stava qui dietro, ed è stata restaurata, è stata staccata dal muro e montata su un pannello autoportante e riposizionata esattamente dove stava.